saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per scegliere le partite sulla quale scommettere. Il consiglio che posso darvi è quello di scegliere campionati che si conoscono, campionati importanti come Serie A e Serie B. Iniziamo col nostro esempio pratico. Ad esempio scegliamo campionato di Serie A italiana. Allora, la prima partita che abbiamo è Chievo-Verona-Cagliari. Iniziamo ad analizzare questa partita. Andiamo sulle statistiche. Quello che dobbiamo osservare, quello che vi suggerisco di puntare, è sullo storico, praticamente sui precedenti fra queste due squadre, anche perché fa vedere, diciamo, dimostra la forza del club a confronto. Allora, qui abbiamo che il Chievo ha vinto 14 volte e il Cagliari ha vinto 6 volte. Noi andremo praticamente a sommare questi due valori, cioè le vittorie del Chievo e le vittorie del Cagliari. Dunque abbiamo 14 più 6 sono 20. Per calcolare la percentuale noi andremo a dividere il valore delle vittorie del Chievo, dunque 14, diviso 20, la somma delle vittorie delle due squadre. Diviso 20 avremo praticamente, per 100 avremo la percentuale, il 70%, praticamente il Chievo ha vinto il 70% delle volte. Poi andiamo ad analizzare la classifica e abbiamo che il Cagliari ha 30 punti, dunque praticamente parte da sfavorito come storico, però sta avanti in classifica rispetto al Chievo e anche come rendimento. Dunque questa partita qua non la andremo a considerare. Vi suggerisco di andare avanti. Andiamo a vedere la seconda partita. Abbiamo Udinese-Genoa. Udinese-Genoa, come storico abbiamo 7 vittorie dell'Udinese e 11 del Genoa. Sommando questi due valori, 7 più 11 abbiamo 18. Per calcolare la percentuale di vittoria del Genoa andremo a fare praticamente 11 diviso 18 per 100 e avremo che il Genoa ha vinto il 61% delle volte. E andiamo, considerando che sta avanti in classifica e anche come rendimento delle ultime partite è superiore all'Udinese, io lo andrei a considerare, metterei un bel x2. Poi andiamo avanti. Abbiamo Udinese Juventus Empoli, come storico abbiamo 16 vittorie per la Juve e 2 per l'Empoli. Come classifica naturalmente la Juve sta sopra e anche come rendimento, facendo il calcolo delle vittorie, 16 e 2 sono 18, dunque praticamente facciamo 16 diviso 18 per 100. La Juve ha vinto l'89% delle volte e dunque andremo a considerare un segno 1. Anche perché l'1x paga molto poco, considerando 89% andiamo a rischiare. La terza partita abbiamo Sampdoria-Milan. Andiamo ad analizzare lo storico. Abbiamo 11 vittorie per la Samp e 27 per il Milan. Il Milan sta sopra come classifica e anche come rendimento, dunque andremo a considerare un buon x2. Andiamo a vedere le percentuali. 27 e 11 sono 38, dunque faremo 27 diviso 38 per 100. Praticamente il 71% di vittorie in più rispetto alla Sampdoria. Io potrei rischiare il 2, però anche un x2 mi sta anche bene. Andiamo a Parma-Atalanta. Come storico 12 e 9 sono quasi pari, dunque neanche andrò a fare i conti perché comunque... Roma e Napoli, qui c'è un dislivello, sono 19 e 10,
praticamente facciamo le somme, sono 29, 19 diviso 29 per 100, abbiamo il 65% di vittoria in più rispetto al Napoli. Però abbiamo che la Roma sta sotto come classifica e anche come rendimento, dunque questa partita non l'andrò a considerare. Fiorentina-Torino, andiamo a vedere un po' lo storico, 15 vittorie per la Fiorentina e 6 per il Torino. In classifica il Torino è superiore e anche come rendimento ultimamente è superiore. Giusto per fare un calcolo, abbiamo 15 e 6 sono 21, dunque 15 diviso 21 per 100, abbiamo il 71% di vittoria rispetto al Torino, però comunque non andremo a considerare perché Fiorentina sta sotto come classifica e il rendimento è anche inferiore, dunque non andremo a considerare. Andiamo avanti. Andremo con Frosinone Spal. Vediamo lo storico. 3 vittorie per il Frosinone, 0 per la Spal. In classifica sta sopra la Spal e anche come rendimento la Spal è superiore, dunque non andremo a considerare questa partita. Andiamo avanti, andiamo in Bologna-Sassuolo. Le vittorie sono quasi pari, dunque non andremo a considerare. Inter-Lazio. Vediamo un po'. Inter-Lazio. La stessa cosa, 19 vittorie pari e non andiamo a considerare. Dunque, per il momento, questo campionato di Serie A io andrei a selezionare queste tre partite. Naturalmente, mettere quote più basse di 1,20 non vi darà bonus, dunque non vale la pena rischiare per avere poco. Dunque, la stessa procedura che ho utilizzato per questo campionato l'andrò a ripetere per la Serie B, non so, per la Premier League. Eviterei le coppe, le eviterei. Farei più, prima di tutto campionati. Spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace e condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!